Toto Di Gaudio, dopo il rientro a Crotone arriva anche il ritorno al Cabassi, insomma, dopo un lungo periodo lontano dai campi è arrivato il momento di tornare anche di fronte ai tuoi tifosi. Sì, è sempre brutto non giocare, come dicevo prima, e sicuramente sarà un'emozione ritornare al Cabassi, giocare contro il Trapani, sia se partito titolare o poi deciderà il mister se mi fa entrare a partita in corso, però è sicuramente un'emozione giocare davanti ai propri tifosi e giocare qui allo stadio al Cabassi. Avversario scomodo comunque il Trapani. Sì, loro sono un'ottima squadra, anche l'anno scorso hanno dimostrato come noi, essendo il primo anno in Serie B, hanno fatto un grandissimo campionato e sicuramente sono preparatissimi loro, sia il mister, il direttore, sono ottimi, ottimi, ottime persone, ottimi lavoratori. Sicuramente per noi sarà una partita difficile come sicuramente le altre. Noi andiamo in campo sicuramente per portare il massimo di punti. Trapani e Carpi sono due squadre che arrivano ad affrontarsi da imbattute, però sono due squadre che danno la sensazione di non accontentarsi mai di un pareggio, quindi sarà una partita aperta. Sì, è una partita aperta, come hai detto tu. Sicuramente loro verranno qua per fare punti. Anche l'anno scorso sono venuti qui al Cabassi e fino al 93esimo stavano riuscendo a portare il pareggio a casa. Per noi sarà sicuramente una partita che dobbiamo provare sempre con le ripartenze, facendo poi le cose che ci dirà il mister. Noi ce la metteremo tutta perché è importante fare bella figura anche in casa. Trapani e Carpi sono due squadre che vanno a braccetto ormai da un po' di anni a questa parte, poi tu quando senti il profumo di Sicilia ti esalti in questa serie. Sì, Trapani è sempre la Sicilia per me nel cuore, come Palermo, e sicuramente sarà una partita importante, un derby per me sicuramente. Noi ce la metteremo tutta per riuscire a portare a casa qualche punto. Tu hai smaltito la tua squalifica, un pensiero per Fabio Conca, so che siete molto amici, che la smaltirà in questa giornata e poi finalmente nella sua Liguria tornerà a giocare. Finalmente, purtroppo il brutto episodio dell'anno scorso lo vogliamo mettere da parte. Spero che ritorna presto Fabio, ormai manca la partita, quindi ritorna a giocare anche lui come stiamo facendo tutti noi.